Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per una nuova recensione. Quando ho dovuto scegliere che volume prendere per questo video, ho pensato a che cosa potesse interessare al pubblico in questo periodo. E dal momento che è appena iniziata la serie di Vedova Nera, ho pensato di portare un volume di Vedova Nera, appunto. Black Widow, I legami che contano, ad opera di Kelly Thompson e Elena Casagrande. Direi di partire subito a parlarvi un po' di questo volume che ho comprato con la 18 app, perché altrimenti costerebbe la bellezza di 16 cucuzze e non so se tutti avete intenzione di spenderle per un volume che è molto interessante, ma forse è un po' troppo contenente una sola storia, beh, nel senso, già con tutti i volumi Marvel è così, però non so come siete abituati, forse 16 pare un po' molto. La qualità in sé della carta e del volume a livello fisico è sicuramente ottima, ma non so quanti di voi sarebbero disposti a spendere 16 euro per un personaggio che magari neanche seguono troppo, ma io sono qui per convincervi del contrario. Soprattutto se avete 18 anni potete usare il bonus di 500 euro per la cultura, e questo ci rientra pieno in quanto è parte di o meglio lo era quando ho comprato il volume, direi che lo sia ancora adesso, ma comunque è parte della libreria creata appositamente da Panini per acquistare fumetti e altri libri con la 18 app, appunto. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo con la recensione. L'unica cosa, mi raccomando di iscrivervi, di lasciare mi piace, di fare un salto in descrizione. Qua sotto trovate il nostro canale Twitch, il nostro canale Telegram e il link di Amazon, che sono fondamentali. E appunto, dateci la vostra opinione anche di questo volume alla fine del video, lasciate like se vi è piaciuto e iscrivetevi per altri video come questo. Ora possiamo iniziare. Il volume, che appunto è stato realizzato da Kelly ed Elena, così sembrano due mie amiche, però da Thompson e Casalgrande, è un mezzo capolavoro sostanzialmente. Una storia dalle vignette estremamente dinamiche e con dei colori molto accesi, come già si può intuire dalla copertina, il simbolo della Vedova Nera, che è così anche in natura, il ragno propriamente, ha una doppia piramide rovesciata sul dorso che contraddistingue il suo veleno letale, un po' come anche la nostra vedova, che è ritratta in copertina con questa folta matassa di capelli rossi e il suo bracciale che lancia un qualche tipo di arma contro i suoi nemici. In questa storia la vediamo ritratta con un cappotto da investigatore marrone che sta per entrare evidentemente in un corridoio, una roba del genere, in cui fa una strage di nemici in una rapida sequenza di movimenti davvero molto interessante e molto dinamico, come dicevo in apertura, caratterizzato, anzi immerso in questo colore rosso acceso che con la luce vedo che appare un po' più arancione, ma vi assicuro che è un rosso anche molto scuro, forse così, no, è proprio stupida la mia videocamera. E comunque fa fuori i suoi nemici per poi rientrare nel suo appartamento. Qua invece si vede molto bene la prospettiva dal basso dei grattacieli di New York. Solo che prima di entrare va a far visita, anzi Capitan America la intercetta per scambiare due parole riguardo al litigio con Clint, di cui si fa menzione, ma è tutto a sé stante in questa storia, non c'è da sapere nulla del passato se non i protagonisti chi sono, ma penso che quelli facciano parte della cultura pop moderna, lo sappiamo tutti. Sta per rientrare appunto in casa, ma vede che il suo vecchio metodo di mettere un pezzettino di scotch sulla porta per vedere se qualcuno fosse entrato ha attirato in trappola qualche ospite indesiderato, tant'è che entra dalla finestra, convinta di sorprendere qualcuno, ma viene lei sorpresa e finisce per cadere nel vuoto dal suo palazzo. Qui si interrompe bruscamente la narrazione per poi riprendere tre mesi dopo, come anche specificato da questa piccola vignetta in alto, e andiamo a quello che sembra una Natasha rinata, sempre con il suo aspetto di sempre, ma mentalmente cambiata di netto. Lavora come architetto presso un normalissimo cantiere di un grattacielo, sta per far cadere il caffè che porta per i suoi colleghi, ma riesce ad afferrarlo mettendosi in una posizione però di rischio a dir poco, tant'è che tutti i suoi colleghi hanno un'espressione abbastanza impietrita perché avevano paura che stesse per cadere di sotto, beh, gli dicono di non farlo mai più.
Una volta uscita dal luogo di lavoro, vide una bellissima motocicletta in una vetrina e se ne innamora perdutamente. Nel mentre, però, a Bed-Stuy, l'abitazione di Occhio di Falco, Clint sta tranquillamente mangiando della pizza quando vede passare dietro alla conduttrice di uno show Natasha. Clint è chiaramente stupito, è sicuro che sia lei e contatta immediatamente Bucky. Le manda la foto e lui risponde, si chiede cosa diavine ci stia facendo a passeggiare per i vicoli di New York. Decidono quindi di indagare mentre la nostra Natasha se ne va in groppa alla sua nuova moto. Direi che questo sia un riassunto abbastanza completo per la parte no spoiler. Ora inizio a farvi vedere qualche tavola singola interessante, ce ne sono alcune molto belle, davvero molto belle, e ora però inizia anche una parte spoiler grande come una casa, perché le parti migliori sono verso la fine, quindi ecco qua, allerta spoiler, guai a voi se andate avanti, se non l'avete letta, se non l'avete comprata o se avete intenzione di finirla. Occhio, finché non sparisce skippate, Bene, dicevamo, il primo personaggio che ci deve interessare è Yelena, che adesso sapete bene dove sta Yelena, perché è entrata appunto nelle ultime comparse su Disney Plus della nostra amica vedova nera Yelena Belova. È una veterana della Stanza Rossa, è stata nemica, è stata sia nemica che alleata di Natasha, ma in questo frangente le darà una mano a fuggire da quella che è una realtà alternativa, o una realtà non propriamente vera, perché le sono stati impiantati dei nuovi ricordi e è stata ingannata sostanzialmente a vivere una vita normale per essere neutralizzata dai suoi nemici, che adesso andremo a vedere. Siamo più o meno a metà del volume e c'è questa breve, rapida scena in abito da sposa che dà molto l'idea che Natasha possa avere effettivamente una nuova vita, se non fosse che appunto è tutto frutto di un grande piano dei suoi nemici. Viper, Arcade, Leone Piangente, il Guardiano Rosso, Dragonia e anche altri stanno tutti meditando di farla fuori. Non tutti in realtà, alcuni meditano di farla fuori, altri pensano che sia conveniente lasciarla dormiente, si potrebbe dire così, in attesa che, o meglio, facendo i propri comodi finché lei non si ripiglia. La cosa che però li frena dal farla secca è che, nonostante non ricordi più nulla del suo passato da agente segreto, le sue movenze ce le ha sempre. Infatti in questa, che è una delle tavole che volevo mostrarvi, dimostra tutta la sua agilità e tutta la sua abilità nel combattimento corpo a corpo e all'arma bianca. L'unico momento in cui viene messa KO da questo gruppo di criminali è quando il chip che ha impiantato nel cervello frizza e le dà una scossa che secondo loro l'avrebbe dovuta uccidere, e qui c'è la parte migliore. Con quello zap, con quella scossa elettrica, tutti i ricordi di Natasha in questa sorta di ragnatela, vedova nera, non per niente, un ragno, mostra tutti i ricordi che Natasha aveva perduto e come li recupera. È una tavola molto interessante, mi dispiace che sia tagliata in mezzo Natasha, perché sarebbe stato forse meglio che metterla a lato, con il centro della ragnatela da un'altra parte, poi tutte le ramificazioni dall'altro. Ma non sono un fumettista, era solo una mia idea. Comunque una tavola molto valida, anche qua il rosso è super al centro delle tavole come colore. Si prosegue poi anche con il piano dei nemici, eccetera. Poi c'è un'altra delle sequenze migliori, questa invece è tagliata bene, una rapida carrellata di scene che distinguono una rapida sequenza di azione di Natasha che si smarca da tutti i criminali che volevano farla fuori. Mette in salvo suo marito e suo figlio, che appunto erano parte del suo ricordo fasullo, e qui racconta che cosa ha ripreso come ricordi in questa bellissima scena correlata da quella che sembra una gigantesca esplosione, ma in realtà sono solo le luci sparaflesciate di New York, che raccontano appunto di tutti i ricordi che ha ripreso Natasha. Una delle ultime tavole più belle di quest'oggi è questa, con Natasha nella sua vita normale, tra virgolette, comunque senza la sua storica divisa addosso, e con tutti i nemici dietro, molto bella anche questa. Mentre l'ultima tavola, forse la più bella, è questa, che raffigura la morte del marito e del figlio
di Natasha, infatti si può vedere in lacrime qua sotto. Davvero molto emozionante questa parte, anche se poi questo è spoiler più grosso di tutto il mondo, anche se poi si verrà a scoprire che non erano loro, effettivamente loro sono vivi e vegeti molto lontani da lei, e di fatto quella era solo un'illusione. Un'altra delle tavole, molto una tavola molto carina, è questa in cui Clint fa fuori una serie di nemici con il suo arco, ovviamente. Non mi ha mai fatto impazzire il character design di Clint, perché il viola col nero, secondo me, soprattutto questo viola un po' chiaro, non mi fa proprio impazzire. Avrei preferito o rosso o blu, ma comunque è una divisa storica, è un mio gusto personale solo. L'ultima tavola di questo volume è Natasha che riprende la sua vita con una divisa un po' più diversa, un po' più street, che però mi è piaciuta parecchio. E in generale questa è l'ultima delle tavole, diciamo, più importanti, oltre che l'ultima tavola fisicamente. Questa era la parte grafica, come vedete è un bel materozzo di roba, ci sono parecchie pagine, sono esattamente, non so quante tavole perché non c'è segnato, mannaggia, beh, comunque si vede che saranno una cinquantina, comunque sono parecchie e sono tutte ben fatte. Ci sono poi anche una serie di disegni extra, come una cover variant, con il solito abito attillatissimo della vedova, e anche una serie di altri disegni che ritraggono la vedova nera. Una delle mie preferite è questa, con l'abito nero appunto, che fa un effetto di luminescenza davvero molto particolare, compreso con i capelli, molto realistico, e il fumo che esce dal proiettile appena lanciato dal bracciale. È tutto molto bello, anche queste sono tutte delle cover variant che sono state fatte e sono tutte stupende, che danno una grande completezza al volume. C'è come ultima pagina un approfondimento riguardo agli autori, che ho letto ed è molto interessante, parla un po' di tutti i lavori che hanno fatto sia Kelly Thompson che Elena Casagrande, e qui si conclude il nostro bellissimo volume. Una vita normale, così viene chiamata la storia, che in realtà si chiama I legami che contano. E niente ragazzi, questo è il volume. Come ho detto, l'ho comprato con la 18 app e sono molto soddisfatto del mio acquisto. È tanta roba, devo dire, davvero tanta roba. E fatemi sapere voi cosa ne pensate, se dopo questa recensione avete intenzione di acquistarlo o meno. Io ve lo consiglio, è davvero tanta roba. Comunque mi auguro che possa uscire anche altra roba letteralmente Vedova Nera da parte di Thompson e Casagrande, che hanno fatto un gran bel lavoro, secondo me, con questo personaggio. L'idea di mettere tutto con il rosso, con queste tinte molto forti, è interessante, rende tutto, oltre che un po' più dinamico, anche un po' più cruento, come è giusto che sia, perché le avventure di Vedova Nera non sono mai così pulite come si vorrebbe credere. E niente, questo è tutto quello che avevo da dire riguardo a questo volume. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate. Come ho detto, lasciate like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi e futuri video su Marvel e non solo. Da me è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordo ogni giovedì il top della settimana per altri video come questo durante la settimana per tenerci compagnia, ogni giorno sempre più veloce, fantastico, e vi rimando appunto ai prossimi video, vi auguro una buona estate e vi auguro anche una buona giornata o una buona serata.